Benvenuti, bentornati in istituto. Come forse avete notato, dal programma ci sono due entità che sono divise, separate. La prima è quella che si è svolta fino a ieri sera, che era tutta dedicata ai modi di raccontare la storia, e l'altra invece, quella che si svolgerà questa mattina, dedicata al modo di pubblicare i testi, e a come si è cambiata dal 1873, spero di non sbagliare le date, mi è stato rimproverato dalla professoressa San Filippo di dire le date a caso, ed è vero, perché quando parlo non hanno per me molta importanza. Dal 1883, anzi per meglio dire dal 1887, dalla prima edizione delle Gesta di Monaci, ad oggi com'è cambiata la sensibilità nei confronti delle fonti, e credo che tutte le relazioni di questa mattina abbiano come titolo, come parte del titolo, quello la sensibilità del traduttore, la sensibilità dell'editore, così dice. Ed è questo il compito, è la parte più di sostanza per l'istituto, quella dell'edizione delle fonti, perché dal 1883 ad oggi, appunto, come ho avuto modo di ripetere in continuazione, quella che è il compito istituzionale dell'istituto non è mai cambiato. Si è soltanto articolato con Morgan, con l'apertura geniale della collana di studi storici. E quindi do subito, non so chi parlerà per primo, la professoressa Francesca Roversi Monaco, che saluto, e poi Giampaolo Francesconi. Prego, professoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi intanto di ringraziare il professor Miglio e l'Istituto per la fiducia accordatami nel cercare di assolvere a questo compito arduo assieme a Giampaolo Francesconi e peraltro lo stesso professor Miglio anche nella giornata di apertura ne sottolineava le difficoltà e quindi ad impossibili animo tenetur. Per fortuna, anche perché in questi giorni sono stati affrontati in questi giorni di dialoghi appassionati e partecipati, mi viene da dire, sono stati affrontati temi fondamentali. Naturalmente il rapporto fra storia e narrazione, ma fra rappresentazione e realtà, fra storia e verità, la complessità di definire l'oggetto, i fatti cui la storia deve dare significato, che ricordava ieri Alessandro Barbero, sono anche opinioni, motivazioni, reinterpretazioni. Ancora, il problema della loro accertabilità. La difficoltà di trovare le conclusioni, perché si diceva ieri, si lavora sul probabile, la storia è in continuo divenire e è difficile affermare qualche cosa di definitivo proprio per questo problema di accertabilità, lo sottolineavano sia Franco Cardini sia Silvia Ronchei. Ancora rispetto al tema della fiction, la necessità di rispettare le fonti e l'importanza del contesto. La fluidità dei confini che separano fatti, racconti e leggende, la seduzione delle biografie, che sono testi a statuto liquido, secondo la bella definizione di Paolo Cesaretti, ancora la metodologia, le tecniche di scrittura, i trucchi, come diceva ieri Teresa Buongiorno, il gioco collettivo di specchi e di rimandi, per cui si inventa, ovvero si ritrova quello che si sapeva già, e ieri Teresa Buongiorno ha fatto alcuni esempi da questo punto di vista. Il rapporto con il pubblico, nei termini anche di patto con il lettore, quindi il tipo di aspettativa che la scelta del registro espressivo poi crea rispetto al pubblico. La contaminazione fra scrittura narrativa e storiografia, cui accennava ieri Tommaso Di Carpegna. E infine la storia come passione, come metodo di comprensione del presente, come eventuale ricerca di senso. E
non sono sicura di aver esaurito tutto quello che è stato affrontato in queste due giornate. Ma ancora il primo giorno Franco Cardini diceva che i convegni meglio riusciti sono quelli che suscitano più domande delle risposte che offrono, e da questo punto di vista mi sento di dire che queste giornate sono riuscite molto bene. Però anche mi sento di dire che le conclusioni non possono che essere provvisorie, o meglio, forse non possono essere conclusioni, ma possono essere riflessioni, suggestioni, stimoli per continuare a scrivere di storia, narrare, raccontare, sperando anche di non eccedere in certe vessazioni esegetiche problematiche di cui si parlava sempre ieri mattina. Per concludere, la storia è rivelata in parte dalle fonti che permettono di imbrigliarne la vitale imprevedibilità e richiede di essere disciplinata dalla parola della narrazione storica, che deve riuscire a essere anche comunicativa, lo ricordava ieri di nuovo Alessandro Barbero, deve essere disciplinata dalla parola della narrazione storica per divenire parte della memoria e della tradizione di ogni società e in questo modo continuare ad animarne i racconti. Vi ringrazio per l'attenzione. Professor Giampaolo Francesconi, il quale riprenderà queste conclusioni. Quante storie, conclusioni per continuare. Sì, grazie al Presidente della seduta, Professor Fodale, e grazie al Presidente dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Massimo Miglio, che mi ha accordato la fiducia di tenere in doppio, in pandan con Francesca Roversi Monaco, queste conclusioni. Lo ringrazio per quanto, nel momento stesso in cui mi sono seduto alla scrivania a provare a raccogliere queste idee, il ringraziamento forse era meno sentito, perché davvero chiudere queste giornate non è semplice. Quindi naturalmente, come già ha sottolineato Francesca, le nostre non vogliono essere conclusioni, sono riflessioni sparse, sarebbe ingenuo pensare di concludere, magari lo siamo lo stesso, ma probabilmente non siamo ingenui programmaticamente, sappiamo che chiudere queste giornate non sarebbe possibile. Siamo naturalmente a ridosso di tre dialoghi anche molto diversi tra loro, tre dialoghi dalla struttura, dalla tenuta non sempre coincidente. Quando ci siamo chiesti come potevamo suddividerci il lavoro di riflessione su queste giornate, Francesca ha ritenuto di essere più incline, anche come sensibilità e come gusto, alle questioni verità, funzione, realtà, rappresentazione, e mi ha lasciato la parte relativa alla scrittura, perché poi la storia, che si tratti di una storia in senso stretto, che si tratti di un racconto, è comunque scritta. E allora io proverò a offrirvi qualche riflessione che ho steso. Jules Michelet, nella preface all'Histoire de France, scriveva che la storia e lo storico si mescolano in questo sguardo. Il fatto è che la storia, nel progresso del tempo, fa lo storico molto più di quanto essa sia fatta da lui. Il mio libro mi ha creato, sono io che sono la sua opera. Era il 1869 quando il grande storico francese fermava queste riflessioni, ben distanti da quella comprensione oggettiva che negli stessi anni predicava in Germania un Leopold Ranke. Le parole di Michelet, in deciso anticipo sui tempi, portavano iscritto lo stigma di una reazione anche brutale nei confronti del positivismo imperante in quei decenni, che si mostravano capaci di rivelare tutta quella violenza chimica e morale, quel gioco di passioni inevitabili che costituivano la materia prima della storia. Della storia si va di bene però da intendere, secondo quella duplice distinzione operata più di recente da Michel Desserteaux, intesa come discorso, come produzione di una realtà e non come dato oggettivo di quella realtà. La storia è soggetta, del resto, anche linguisticamente, ad una ambiguità di fondo.
può essere intesa come una pratica che rimanda ad una dimensione del reale, ad un oggetto che prescinde dalla sua conoscibilità e dunque che potrà essere conosciuto per mezzo di un metodo di lavoro, e dall'altro alla storia intesa come racconto, come un discorso chiuso che crea e costruisce una forma di intelligibilità prevalentemente autoreferenziale. Io almeno credo di poter dire che l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, e veramente concludo, e la Scuola Nazionale di Studi Medievali hanno pensato un'iniziativa come quella che stiamo vivendo, per guardare cioè alle frontiere del racconto, e in questa direzione vorremmo, credo, poter andare anche in futuro, senza dimenticare la tradizione più consolidata di questi 130 anni di storia, quella della rigorosa edizione delle fonti, di cui fra poco sentiremo parlare da specialisti di settori disciplinari diversi. E con lo sguardo sempre vigile al mondo della scuola e della formazione, perché proprio con i racconti e la premiazione dei racconti dei più giovani si è aperta questa manifestazione. Ed è proprio con la pubblicazione delle fonti e con un occhio alle forme del racconto che l'Istituto intende continuare, e sottolineo continuare, a raccontare quelle storie che sono poi la nostra stessa storia. Grazie. L'idea è di pubblicare soprattutto ciò che è circolato, prima ancora di ciò che l'autore ha voluto scrivere. Perché io devo sapere non solo qual è stata, banalizziamo, l'ultima volontà, abbiamo qui l'editore critico, Giorgio Inglese, l'ultima volontà di Machiavelli quando scrive Il Principe, ma anche altrettanto interessante oggi per chi voglia ricostruire la storia del pensiero europeo moderno, sapere quali edizioni circolavano nel Principe tra 5 e 600 e magari fanno un'edizione che non coincide magari esattamente con quella che è possibile costruire come volontà dell'autore. Allora il tema della verità e della realtà che qui abbiamo sentito e della loro narrabilità, come narrarla, come raccontarla, è il tema dei nostri tempi. Ma è il tema solo dei nostri tempi? Naturalmente no. Era il tema del grande, e qui arrivo al noccio della questione senza dovermi dilungare troppo, al tema, come tutti voi ben sapete, qui parliamo da persone che sanno anche molto meglio di questo, tra 700 e 800. Questa era la questione. Come mi misuro nel momento in cui, attraverso una serie di testi, da 700 in avanti, erano entrati nella conoscenza o nella diffusione generale, come mi misuro col tema della ricostruzione di un certo periodo storico? E dibattuto da Croce, appunto, che è uno dei testi importanti di Pasquale Viveri. Ma la consapevolezza del mutamento in atto nella cultura storica europea e italiana era già netta e precisa nel 1868 in Viveri. Viveri richiama il fatto che nelle università medievali la storia non aveva una cittadinanza e sin quando, cito, rimase una semplice narrazione di fatti, il volerla insegnare nelle università sembrava inutile o superfluo. Leggere una narrazione e comprenderla è cosa agevole ad ogni studente. Comporre una nuova narrazione storica è poco più o poco meno che un'opera d'arte, e l'arte assai difficilmente si insegna. Bisogna esserci nati e allora basta una buona cultura letteraria. Oggi però la storia non è più un'arte solamente, essa è divenuta anche una scienza. E passa poi appunto a enunciare gli elementi della paleografia, dell'esame dei testi, della cronologia che portarono alla storia un sussidio incalcolabile che le dettero una base scientifica e sicura. Ecco, siamo, ripeto, nel 1868 e nello stesso anno, ben prima di ingaggiare Cesare Paoli, Villari istituì per la prima volta un corso di paleografia e diplomatica all'Istituto Fiorentino, affidando a un giovane, Silvio Andreis, uno studioso originario di Rovereto che si era perfezionato in Germania con Jaffé. E nella storia, ecco, diceva Manzoni, anche se si scrive storia, non si può saltare. Ecco, lui riprendeva in sostanza quello che diceva Guarini, la storia deve essere una descrizione completa dei fatti che si conoscono. Ecco, e allora io ovviamente non posso saltare come si può saltare quando si fanno
discorsi di altro genere. Vedo come i titoli proprio delle fonti, i titoli delle fonti erano delle, avevano una varietà di impostazione. Miglio, oltre ad averci parlato del prima dell'Istituto Storico, ci ha dato ieri una, ci ha portato ieri un documento importantissimo del primo libro che è scritto, è stato pubblicato nella collana, ed era un libro della storia Federici, di storia Federici in versi, e così continua la letteratura, la narrazione delle pubblicazioni dell'istituto, vedendo quali sono i progressi, ecco, i progressi, una specie di capitolo di storia della storiografia, non altro. Cioè, avevamo degli obiettivi con questo incontro, un obiettivo l'abbiamo raggiunto sicuramente, la visibilità dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Guardate, credo di non aver, che l'istituto non abbia mai avuto, diciamo negli ultimi 50 anni, 30 anni, diciamo che 30 anni, una visibilità come quella avuta in questa circostanza. Voi direte è relativamente importante? No, è assolutamente importante in questa circostanza, in questo contesto politico, sociale, economico, aggiungiamo tante altre cose, insomma, tutto quello che voi volete. E quindi questo sicuramente io posso dire che per questo aspetto mi prendo tutta la responsabilità dell'affermazione, io sono molto soddisfatto, sono veramente soddisfatto, perché tra l'altro voi sapete che i contesti attuali dove le notizie girano, sono veicolate, sono tantissime, non solo la carta stampata, non solo la televisione, avremo un ritorno televisivo che sarà molto importante, io credo, nei mesi successivi, ma in tanti altri contesti. E l'iniziativa dell'Istituto è il tema di questa iniziativa, che non coinvolge soltanto il Medioevo, guardate, coinvolge tutta quanta la ricerca storica. E questo Giardina, il presidente della giunta storica, nella lettera che vi ho letto all'inizio lo diceva esplicitamente. Di questo ci sono particolarmente soddisfatto. L'altra soddisfazione, lasciatemelo dire, è la partecipazione con cui tutti i relatori, a che minima eccezione c'è stata, ma io sono insopportabile nell'essere insoddisfatto, con cui tutti i relatori hanno accettato il tema che gli abbiamo proposto. Io credo che dal primo giorno a oggi hanno costruito qualcosa di veramente importante e significativo per come si debba porre la storia rispetto a una società contemporanea sempre più distratta dalla storia stessa, sempre meno attenta alla storia stessa, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, con il pericolo, con il rischio che la storia si ripeta, e non lasciatemi dire altro, non fatemi dire altro, con il rischio che la storia si ripeta. Grazie veramente a tutti.